Amici del futsal, amici del calcio a 5, ben ritrovati su Mondo Futsal TV per un nuovo appuntamento con il Futsal Pontino. La serie D torna a Campus Selva dei Pini con la Nuova Florida ad ospitare l'Arena Ciciorenzano, che se ne va verso Ciuffo. Lo scambio con Trocchia, ancora il cambio, ancora Trocchia prova ad accentrarsi, prova anche la conclusione di subito movimento, ma ancora Simulo fa molto movimento, prova De Celis e c'è il vantaggio, si sblocca il risultato. Ivano De Celis porta in vantaggio la Nuova Florida, cambia il risultato, Nuova Florida 1 Arena Cicerone 0. Preferisce andare a prendersi il pallone indietro, ma intanto c'è il capovolgimento di fronte con Trocchia che va a colpire dalla parte opposta, precisamente di fronte parte anche Moncada verso Carioti. Il tiro di Carioti gestisce il pallone, poi lo lascia a Di Mascio e c'è Valente, prova, prende il pallone, la mette in mezzo, il tocco morbido da parte di Vitulano e c'è il gol, il 2-0 Colasanti. La finta con il corpo verso Valente, scivola e intanto subito il pallone conquistato, Trocchia se ne va insieme a Cordatore, la finta con il corpo, si accentra, non ha possibilità per calciare, lo fa invece Terriccio, palla sopra la traversa e spedisce il pallone su un fallo laterale. De Celis trova una girata a rete con le mani verso Trocchia che ferma il pallone, una Veronica per gestire il pallone, poi è Di Mascio, ma ancora Matarazzo, De Celis e poi è Di Mascio che segna il gol del 3-0. Prova la rincorsa, poi se ne va verso Babusci, il tiro sporcato ci sembra, sì, proprio così, e c'è il calcio d'angolo. Adesso è Contardi, prova la soluzione, va verso Moncada con il mancino, la palla messa al centro, ha provato dopo qualche istante a mettere subito in pericolo, adesso subito il capovolgimento di fronte, il Simulo, Babusci, prova dalla distanza Federico Babusci e trova la rete, la quarta per la giornata di oggi per la Nuova Florida. È meglio liberarsi del pallone, gestirlo molto di più, la possibilità da parte di Colasanti, prova Ivano De Celis, prima il palo e poi la palla in fondo alla rete ed è il 5-0. Sardano si gira, non ha soluzioni, quindi se ne deve andare, ma adesso è De Celis che strappa il pallone, glielo soffia, poi si accentra, attende anche l'inserimento del compagno Vitulano e la palla finisce in rete per il gol del 6-0. A questo punto secondo angolo consecutivo sulla conclusione di Ditucci, pallone recuperato, se ne va intanto Colasanti dove c'è Valente, il tiro finisce in fondo alla rete, nonostante tutto avesse toccato il palo, arriva il gol fermato da Fiorenzano, poi recupera Ciufo, all'indietro Matarazzo con i piedi direttamente in avanti, la finta con il corpo, l'occasione per Cordatore, Cordatore dalla parte opposta, parte la rincorsa di Cordatore, non trattiene Margari e finisce il pallone in fondo alla rete. Segni il tiro sopra la traversa questa volta da parte di Cordatore, tiro libero con Fiorenzano, anzi Trocchia e Margari si supera e si oppone alla conclusione, apre per Sardano, ma non c'è più tempo. A questo punto l'arbitro dichiede la fine delle ostilità, finisce con la vittoria della Nuova Florida per 6-1 nei confronti dell'Arena Cicerone.